Parte con il piede sbagliato la Folgore di Fornovo nella prima giornata del campionato di calcio del Girone C di seconda categoria. Con questo pallonetto a inizio ripresa di Marco Rossetti, il migliore in campo, il Palanzano 1946 espugna il Tanzi di Fornovo. Dopo il temporaneo vantaggio del Nero Arancio con Falù, calcio di rigore. Due i time out per il troppo caldo, uno per tempo. Per la compagine allenata da Stefano Briante, un inizio di stagione con troppe assenze e anche infortuni pesanti. Sì, è stata una partita un po' strana, nel senso che noi atavicamente veniamo da, nonostante siamo partiti da una ventina di giorni, da tantissimi infortuni strani, menisco e via discorrendo, e tantissimi indisponibili via per lavoro. E alcuni hanno terminato le ferie proprio ieri notte, si sono aggregati con noi oggi al volo. E la scorsa domenica eravamo in 12 o 13, questa domenica eravamo di più numericamente, però non ancora, insomma, in grado da poter, insomma, affrontare delle partite così impegnative come il Palanzano. Nonostante tutto, abbiamo fatto una mezz'ora iniziale ad alto livello. Ngom si è conquistato il rigore che poi ha battuto, e da lì poi dopo invece noi abbiamo fatto praticamente due autogol, nel senso dei malintesi della nostra difesa, che hanno aperto la vittoria al Palanzano, questi nostri due infortuni. Poi loro, essendo fortissimi tecnicamente, per loro amministrare la palla in una situazione di vantaggio, insomma, è tutto di guadagnato per loro. Noi poi dopo abbiamo un po' cercato lo stesso di impensierire, abbiamo avuto anche le nostre brave occasioni a tu per tu col portiere, che non dimentichiamoci che il loro portiere De Sena viene da categorie, due o tre categorie superiori alla nostra, così come tanti giocatori che hanno loro. Noi siamo stati bravi, però non basta, dobbiamo riprendere bene il filo del discorso con più continuità, cioè avere la rosa comunque più o meno a disposizione tutta e cercare di metterci in carreggiata, ecco. Oltre al centravanti Utini per infortunio, mancava anche il centrale Nemorini per avvicendamento. Il fatto che questa settimana non si è allenato con continuità, e aveva giocato la scorsa partita a Bardi, e quindi questa volta, insomma, la scelta è stata questa. Non sono scelte definitive, tanto più che sono appena iniziato, e anzi Nemorini è sicuramente uno dei coppie. Pesano di più quelli che sono veramente infortunati, tipo Utini, che Utini è stata una bella tegola per noi, perché comunque è un giocatore bravo a creare profondità, a saltare l'uomo, a creare superiorità numerica. Insomma, per noi, insomma, diventerebbe importante avercelo, però secondo me almeno per 2 mesi circa o più. Una Folgore troppo corretta in campo che la resa dei conti nel calcio paga poco. Troppo spesso in situazioni di vantaggio la Folgore non riesce a portare a casa il risultato. Ma noi abbiamo la caratteristica che, voglio dire, forse è la squadra più, nonostante, insomma, qualche ammonizione così, però dal punto di vista della sportività forse siamo una delle squadre più sportive in assoluto di tutto il panorama, anche perché per buttarci per terra e far notare che abbiamo preso fallo, dobbiamo essere fucilati o pugnalati. Ha preso una gomitata, è rimasto quasi in piedi, è caduto dopo e l'arbitro, insomma, non ha visto. Però, insomma, non bisogna neanche aggrapparsi a queste robe qua, a queste cose qui. Noi dobbiamo essere più bravi, più cinici, più cattivi, ammazzare la partita quando è il momento giusto. Invece, dopo aver fatto bene, in alcuni momenti anche molto bene, prestiamo il fianco per delle sorte di autogol, fondamentalmente, che poi dopo agevolano gli avversari, che oltretutto sono anche bravi, e quindi dopo diventa complicato per noi. Loro hanno giocatori come Rossetti, che svaria sia nella fascia sinistra che fascia destra, e hanno tanti altri giocatori veloci e forti tecnicamente, quindi era un po' la coperta
corta, no? Coprivi da una parte e ci avevi scoperta l'altra. E quindi, ma più che altro secondo me è proprio una questione di mentalità la nostra, cioè avevamo la possibilità anche di concludere la partita. Il primo tempo, se andavamo nello spogliatoio per dire 2-0, penso che la partita avrebbe preso una piega diversa rispetto a poi come è finita. Quindi pesa secondo me più che altro una mancanza di più di personalità, di determinazione, più che di errori tecnico-tattici, cioè nel senso che poi, ripeto, giochi contro squadre dove ci sono veramente dei forti e dopo, cioè, te la giochi, cioè dipende, delle volte nell'uno contro uno ti va bene, delle volte ti va male, però più che altro è una questione proprio di mentalità, cioè una volta in vantaggio più o meno al 30° del primo tempo, una volta che avevamo giocato bene la partita doveva prendere un'altra piega, e così come avevamo fatto a Bardi, la stessa cosa, più o meno una partita fotocopia. E quindi noi dobbiamo imparare da queste grandi squadre che sono molto più pragmatiche, più ciniche, sbagliano poco, invece noi per fare un gol dobbiamo fare una mole di lavoro incredibile, dobbiamo fare un volume di gioco incredibile, e quindi dopo abbiamo anche un dispendio energetico notevole, insomma. La prossima di campionato, un altro esame per il Vico Fertile all'insegna dell'emergenza. Domenica abbiamo il Vico Fertile, abbiamo queste due prime partite, Palanzano e Vico Fertile, insomma dette da tutti le più forti del campionato. Noi, nonostante i numerosi infortuni, assenze eccetera eccetera, rimaniamo sempre aggrappati a queste grandi squadre. Anche oggi la vittoria loro è stata comunque di misura, non è stata una vittoria, diciamo, molto significativa dal punto di vista del punteggio. Quindi, cioè, noi ci presentiamo col Vico Fertile, che è un'altra corazzata, ex giocatori di Lega Pro, ex giocatori di eccellenza, di Serie D, di promozione, più bassi forse prima categoria. Quindi si va contro queste corazzate qua, che però noi, ripeto, se riusciamo a trovare un po' di quadra, insomma, venderemo cara la pelle. Insomma, l'abbiamo dimostrato anche oggi, che nonostante tutto, poi dopo nel corso della partita, oltretutto Gibisso è stato vittima di un infortunio, Falun Gong si è praticamente rotto due dita, e via discorrendo. Insomma, noi viaggiamo sempre in situazioni di emergenza, e quindi, cioè, alla fine non ci lamentiamo neanche perché siamo abituati, cioè noi siamo atavicamente in emergenza, e quindi continuiamo in emergenza. Ci presentiamo a Vico Fertile in emergenza, però ci abbiamo fatto il callo e quindi sapremo fare bene anche lì. Ad esultare negli spogliatoi questa volta è la squadra allenata da Raffaele Ponzi, un organico potenziato al massimo con intenzione di puntare alla prima categoria. La squadra, beh, io sono arrivato quest'anno, la squadra è stata cambiata in tanti elementi, è stata fatta una squadra per fare il salto di categoria. Oggi era importante partire bene, abbiamo fatto bene in Coppa, a parte l'andata che abbiamo perso, però poi l'abbiamo messa in piedi vincendo il ritorno. I ragazzi stanno lavorando bene e c'è qualità, ovviamente la seconda categoria è questa. Oggi abbiamo giocato in un campo molto bello, però il caldo, chiaramente il valore anche degli avversari, e la partita è stata combattuta, sono stati 90 minuti tosti. Penso che alla fine abbiamo meritato di vincere, perché alla fine abbiamo avuto molte più occasioni noi. Dobbiamo imparare a gestire forse meglio alcuni momenti, chiuderla quando va chiusa, però insomma penso che la squadra ha tutto per fare bene in questo campionato, che sarà un campionato bello tosto e tirato e combattuto. Una vittoria scaturita dal notevole volume di gioco sulle fasce. Diciamo che noi abbiamo regalato il gol a loro e loro l'hanno regalato a noi, quindi lì era 1-1, e dopo siamo partiti noi col trequartista e non è che siamo andati male subito, però facciamo fatica a mettere in difficoltà loro. Magari trovavamo bene il trequartista, però non riuscivamo a mettere in difficoltà sempre la sua linea difensiva. Quando siamo passati a tre davanti abbiamo spinto con i due esterni d'attacco, i due terzini, e onestamente lì credo che la partita sia cambiata, per merito dei ragazzi che hanno giocato bene e anche perché abbiamo sfruttato meglio quel campo qua, che è un campo grande che va sfruttato in ampienza. Per i biancoazzurri nessuna difficoltà per le lunghe trasferte come a Compiano, a Bardi, anzi.
Sì, però io le dico la verità, guardi, quando c'era il discorso dei sorteggi non si sapeva dove finivamo. Secondo me il girone è bello perché è bello che ci sia il Bardi, il Compiano, è bello andare a giocare in quei campi lì dove sicuramente ci aspetterà nelle partite di battaglia, come quando gli avversari vengono da noi. Credo che sia un bel girone, sarà tosto, noi crediamo di avere la squadra giusta per farlo bene, però io sono contento di andare a Bardi, ecco. Nelle altre partite di seconda il Vianino Sivizzano vincendo 2-1 sul campo dell'Arsenal è al comando insieme a Palanzano, Bardi, Astra e Mercury. Nel girone B di prima categoria perde anche il Fornovo Mendesano per 1-0 sul campo del Castelnuovo, vince la Calestanese con il Ghiare 1-0, Sala Baganza Solignano 1-1 con gol di Gasparotto e Leccai, Levante Valtarese 2-2 e Cervo Biancazzurra 0-0.